Benvenuti e benvenute a tutti e a tutte alla prima edizione di O Movies at School, la prima edizione di un festival di cinema con i giovani e con le scuole. Dedicato uh, quest'anno a um, leggo perché sono emozionatissimo, ad Anna Paola Gaglione, vittima di violenza uh, di genere. E, uh, Movies at School è un festival internazionale di cinema, come dicevo prima, contro il bullismo omofobico e a tutte le violenze. Il festival è un progetto dell'associazione ICANN e quest'anno ha visto il partenariato con AILAND, centro di ricerca interuniversitario, l'Università degli Studi di Catania, il CFCC, il coordinamento dei festival cinematografici della Campania. La Scuola di Cinema di Napoli, di cui avete visto lo spot di, di quest'anno, la cooperativa Fly Up e l'associazione Arthur adulti responsabili per un territorio unito contro il rischio. Il festival è finanziato quest'anno dal MIUR e dal MIBACT con l'avviso pubblico Cinema per la Scuola, buone pratiche, rassegne e festival nell'ambito del piano nazionale Cinema per la scuola. E adesso chiamo qui sul palco a condurre insieme a me questa serata di grandi emozioni perché è la prima volta che eh, con la nostra associazione partecipiamo ad un evento pubblico con, eh, con voi, insomma, con tanta umanità. E questa cosa ci rende non solo orgogliosi, ma veramente, insomma, molto emozionati. Chiamo qui con me il direttore artistico e pure mio marito, Carlo Cremona. Applausi! Allegria! Buongiorno bon Italia, come direbbe la nostra amica. Noi possiamo stare anche vicini perché siamo imparentati, per cui possiamo anche stare vicini. Benvenuti, benvenuti a tutti quanto, come si dice in napoletano, benvenuto a tutto quanto, non ha genere, per cui no, va bene per tutti quanti. Uh, vorrei chiedervi un applauso fortissimo per Marco perché è molto emozionato, invece a me non me lo porto proprio. Per cui di conseguenza, gli diamo un pochettino di carica. Uh, allora, diciamo che fino a ieri io pensavo. Uh, a questa giornata, come una giornata di, di festa, uh, anche se una festa uh, complicata, perché uh, quando si parla di uh, omofobia, transfobia, uh, si parla di violenza di genere, si parla di bullismo, c'è poco da ridere, diciamo la verità. Però volevamo, immaginavamo di essere qui insieme a tutte quante voi, a tutti quanti voi, uh, con un po' di allegria, un po' di leggerezza. E invece no, e invece no, ieri. Siamo stati risvegliati un'altra volta da una tragica morte eh, di un ragazzo adolescente di 18 anni, un ragazzo meridionale perché della provincia di Catanzaro che vive a Torino, che viveva purtroppo a Torino e, a che, e che ha deciso di lasciare questa, questa terra. Io ho parlato ieri sera con il fratello, ho portato le condoglianze eh, non soltanto della nostra associazione ma ho allargato anche mi sono permesso di allargare quella di tutte e tutti quanti noi e gli ho eh, preannunciato che avremmo fatto un minuto di silenzio in memoria di Orlando Merenda Suicida. Allora, io... È successo qualche cosa, grazie dell'applauso. Eh, rompiamo questo momento di grande eh, commozione, no Marco? Voglio anche ricordare a tutte e tutti che noi siamo in diretta online sul nostro sito che è lgbtchannel.tv con una diretta streaming, per cui le persone che non sono potute venire qui a, a fruire di questo spettacolo, importante perché ci ritroviamo finalmente in presenza con tutte e tutti, eh, da casa è possibile vederlo. Voglio anche dire che io sono molto contento, noi siamo molto contento. Siamo molti, molto contenti perché fino a 15 giorni fa in realtà noi non sapevamo che si potesse realizzare la presenza. Per cui ringrazio enormemente Lara Sansone e tutto lo staff del Teatro San Nazzaro perché, appena, appena abbiamo potuto, abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto questo spazio storico importantissimo della nostra città. No, Marco? Patrocini. Ok grandi patrocini dall'UNAR, dall che è l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio della Regione Campania, il Forum dei Giovani, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Centro di Giustizia Minorile di Nisida, il Teatro San Nazzaro, appunto, la Croce Rossa Italiana regionale, quindi della Campania, la Croce Rossa Napoli Nord e le scuole, le scuole grandi eh, diciamo, protagoniste di questo, di questo festival. Che per i motivi no? insomma, che noi sappiamo tutti e tutte no? relative insomma, al Covid, quest'anno diciamo, è un festival che lo abbiamo veramente realizzato in corsa tra chiusure della scuola, l'apertura della scuola, le chiusure della scuola, insomma, masch un mascherina-sia, mascherina sì, mascherina-no. <ride> mascherina sì, mascherina mascherina no. mascherina per cui io, eh, anche come insomma, docente, le vorrei nominare quanto più possibile perché veramente. Eh, noi, diciamo, corpo docenti, ma tutto, tutta la scuola, da, dai presidi al personale ATA, tutti proprio, abbiamo fatto veramente un lavoro stratosferico, non tanto per il festival anche, ma veramente insomma, per portare avanti tante, tante eh, diciamo, cose che la scuola fa, anche quella appunto relativa alla, al, contro diciamo, le discriminazioni contro i bullismi e le violenze voglio ringraziare quindi abbiamo con il, il patrocinio il Nizzola di Trezza sull'Adda il Gian Battista Vico di Napoli il uh, Nitti di Portici il Bacelli di Tivoli l'Aide Lai dei Ristori di Napoli la Scuola Miraglia Soiano di Napoli l'Enrico uh, Sauro Enrico Pascoli, sempre di Napoli e Vorrei uh, anche diciamo, chiamare qui sul, uh, sul palco uh, la Mesci e il suo presidente. che mo... Li ho visti arrivare, quindi il tempo è di rimettersi la giacca. E Enrico Maria Borrelli, appunto per il Servizio Civile Nazionale con il progetto Freedom. Prego. Allora, io posso chiedere una, un contributo alla sala a tutti quanti voi? Noi abbiamo dei tempi molto stringati, avevo detto a Marco: scrivi quello che non c'è scritto, non lo dire. Invece, sta dando ruota libera, per cui ogni tre minuti fate un applauso, così si sta zitta e che ce ne amma a casa. Ok, grazie mille. Allora, allora per vi... motivi di COVID, avete tutti quanti voi un microfono, uh, dovreste usare la mascherina perché una volta che parlate al microfono, il microfono resta lì. Dopo di ciò, ve la togliete ci possiamo fare anche la fotografia. Noi siamo congiunti siamo lontani, voi siete giunti e siete lontani, cioè vicini. Lontani. Enrico Maria Borrelli a Mesci. Grazie, buonasera a tutti e grazie soprattutto ai padroni di casa per questa cosa. Io sono appena arrivato quindi mi scuserete anche un po' la, la voce trafelata. E in realtà non voglio né togliere troppo tempo né dire nulla di più a quella che dell'iniziativa che avete già presentato. Noi siamo onorati come organizzazione, soprattutto giovanile, di essere sempre vicino a queste iniziative, in particolare ad IKEN, che da quando abbiamo conosciuto qualche anno fa eh, ci ha testimoniato uno straordinario impegno sui loro temi, che sono per noi anzitutto cultura, forma di emancipazione e di progresso. Oggi viva Dio, parliamo di, di, di inclusione, parliamo di diversità. In maniera così ampia che posso rassicurare anche noi più vecchietti che le nuove generazioni ne hanno fatto un patrimonio veramente della loro, della loro formazione. Quindi, mi auguro che da questa iniziativa, questa in particolare questi progetti, ma in generale da queste iniziative che vedono insieme mondi così impegnati e il servizio civile che lo Stato ci mette a disposizione, possano nascere sempre più contributi per le nostre comunità, per i nostri interessi, per le nostre passioni. Per noi tutti, quindi un grandissimo in bocca al lupo e grazie davvero per averci voluto ancora una volta al vostro fianco. Grazie Enrico, ci dà la possibilità. Applauso, giustissimo, non volevo interromperlo. Anzi, rifatelo eh, perché lo interrompo. <ride> Mi dà la possibilità di ringraziare pubblicamente i quattro volontari del Servizio Civile Nazionale che sono delle risorse importantissime e sono Gianluigi, Ciro, Francesco e Antonio che dopo conoscerete e pregheremo di salire sul palco, che loro, grazie proprio a questo progetto Freedom nato insieme ad Amesci, stanno facendo un percorso sociale importantissimo e bellissimo e che potrebbe toccare l'anno prossimo anche a voi perché se fate domanda potete partecipare anche voi. Giusto? E sarà un piacere. Grazie Enrico Maria Barrelli, Associazione Nazionale Amesci. Ora vogliamo invitare. I... Io? Devo fare io qualche cosa, aspetta mi sono perso. Ora dobbiamo invitare a salire sul palco eh, uno dei nostri testimonial, esatto? Allora, chi è che non se lo ricorda? Eh, il giovane Arturo, eh, vittima di un'aggressione schifosa nel cuore di Napoli vicino via Foriano. Uh, da, uh, uh, da questa aggressione è nata un'associazione appunto Artur di Maria Luisa Iavarone e grazie al loro impegno il bullismo è diventato uno dei temi centrali dei giovani e della città di Napoli. Quindi testimonial della nostra manifestazione di quest'anno è proprio Arturo Puoti che io invito a salire sul palco e di portare la sua testimonianza. E lo ringrazio per essere stato qui. Sempre tre minuti, siamo molto smart. D'accordo. Allora, uh, stavo riflettendo, venendo qua su un particolare tema, soprattutto riguardo uh, il, uh, il bullismo in generale, non, non solamente quello di genere. Mi, su, mi sono sempre chiesto, io, sto fa, io studio storia a Mamma Federico II, quindi il, la mia forma mentis è del cercare le origini, non analizzare i fenomeni. E eh pensando, pensando, mi son, mi ho, ho avuto un'illuminazione. Cosa origina questo tipo di bullismo? La cosiddetta imposizione dell'identità. L'imposizione imposi eh, dell'identità è il, il, nodo, il, il nodo focale, volendoci pensare. Perché sostanzialmente cosa stiamo facendo con il bullismo? Cosa, cosa si sta facendo con il bullismo di genere? Imporre una all'identità, quindi è un qualcosa di, in, di imponderabile, di inarrivabile o comunque di imperscrutabile un qualcosa che uh, vogliamo, costri vogliamo costringere ad essere in un qualcosa che non è, un uh, qualcosa che è per sua natura fluido, impacchettarlo e ingessarlo in delle identità e in degli, potremmo dire, stereotipi che non, uh, che non gli si confanno, molto semplicemente. Volevo essere qui anche per un secondo motivo, oltre a ringraziare l'associazione Volevo anche uh, essere qui a ricordarvi che, potrebbe, può sembrare ovvio, ma siamo, si, siamo sempre esistiti, comunque uh, diversità, uh, diversità di genere, di diversità di uh, <coughs> orientamento sessuale, non c'è veramente niente di più naturale. Andate tranquilli ragazzi, andate tranquilli. Andiamo tranquilli anche noi avanti, allora, Marco, prendiamolo allora come esortazione. Io vi invito sempre a pigliare le scale perché ci sta questa buca fantastica che si chiama il ventre magico. Come si chiama? Una cosa, che sta... aiutatemi. Buca. Eh, no, si chiama qualche. Buca. Golfo esatto, golfo mistico, esatto, no? buco magico. <ride> che <è nato> <ride> a prendere la scaletta perché se no ce ne andiamo all'ospedale tutti quanti. Ok. Ora mi sa che c'era la Skype, e nel frattempo io vado a prendere anche un bel ventaglio. Vi sono piaciuti i ventagli? Abbiamo l'altra testimonial, Alba. Speriamo che risponda. Possiamo anche ballare. Un tiktok, però guardi i ventagli vanno tutti quanti a ritmo. 5 6 6 8, Allora, che fa? stiamo provando a telefonare. Nel frattempo, allora eh, ha risposto al telefono. È il papà di Alba, che è Luca Trapanese, Luca è il famoso papà gay che ha adottato una bambina famosissima, insieme a lui hanno 300.000 follower, 70.000 andata a parte, insomma io sono la banca dei followers, io li ho chiamati così. E sono persone splendide. Eccolo! Ecco! Aspetta che ti stiamo proiettando! Eccoli! Il San Nazaro vi saluta! Ciao Alba! Ciao, Ciao. Luca! aspetta ah, che devo guardare la telecamera che sta andata a parte no boh, no so, ah, dicono che tu vedi il, la sala, per cui dobbiamo accendere le luci in sala, se no no vede il buio, eccola no vedi qua. Non vedi? Ma non Vabbè, comunque, siamo qua. Ciao Luca, ciao allora, allora, Alba ecco, dal ci San no Ciao a tutti, ciao. Allora, io non so se devo parlare qua o l'altra cosa, va bene, uguale, uguale tutto. Allora, Luca ed Alba, non so se voi avete seguito la diretta, ma c'era Arturo che è venuto a portare la sua testimonianza dell'esperienza dei bulli. Ovviamente, Alba è una bambina piccola e non ha avuto ancora questa esperienza, ma forse Luca in passato sì, e quindi starà, non so come dire, vaccinando eh, con eh, diciamo, il suo amore. Alba dal, dal mondo cattivo, che poi è tanto buono, è poco cattivo. Certo, sicuramente. certo sicuramente, bisogna, bisogna educarsi, educare le persone alla, alla diversità, che è sempre una ricchezza e non, deve essere mai, non bisogna mai avere paura della diversità. Allora, io non, so, non ero pronto a fare la domanda, nel senso che eh, ti chiedo un po' come, come tu hai immaginato di affrontare il tema dell'inclusione, visto che è anche un po' il mestiere no? che fai, e quindi come lo affronti? Eh, credo che sia stato un po' questo darti la forza di affrontare non a cuor leggero, ma con senso di responsabilità questa sfida così importante, non soltanto nella gestione. Di una bambina come Alba speciale, ma il fatto che la, la gestisce un papà solo, no? Ma guarda, eh, Carlo io ti ringrazio. L la verità è che, secondo me, noi par dobbiamo partire da un presupposto che la normalità non esiste, nessuno si può arrogare il diritto di stabilire chi o cosa è normale, ma esistono le diversità, e noi siamo esseri umani, in quanto esseri umani siamo tutti diversi e imperfetti. Ed è bellissimo così, Luca. Allora, sarebbe stato bellissimo eh, avervi di persona, ma voglio dire, la pandemia ci ha, ci ha abituato ad avere la doppia funzione, no? la presenza e la distanza e la DAD. Il San Nazaro oggi ci mette insieme ancora in questa modalità che speriamo si possa concludere quanto prima, anche se utilizziamo i mezzi con maggiore dimistichezza. E quindi a dicembre speriamo di poterci vedere insieme a tutti quanti con gli studenti di Napoli e le studentesse per poter conoscere Alba da vicino. Aspetta, passa giocando. Ah, okay. al allora, Adriano, una bellissima maglietta colorata per voi. Allora, da Alba facciamo un grande applauso dal teatro, così vi salutiamo. Ciao, ciao. Alba, ciao Luca. Ciao, grazie. Grazie. Grazie Alba, grazie Luca. Ciao. E come Grazie dicevo prima, eh, grande insomma importanza e protagonismo alle scuole. E adesso io vorrei eh, diciamo, in sequenza farvi eh, ascoltare un po' dal vivo per eh, chi c'è e un po' invece anche a distanza con dei messaggi che ci sono arrivati dal, eh, dalle scuole. La, uh, alcune insomma, testimonianze diciamo, di, di presidi che hanno patrocinato il, questo, questo evento. Il, il primo che voglio uh, far vedere è uh, Francesco Perrini, preside del Nizzola su, della, del Nord, insomma, in provincia di, uh, di Milano. E, uh, Luigi, siamo pronti? Si può. Ok, perfetto. Ora allora, Francesco Perrini, preside del uh, Nizzola, con la sua testimonianza. Dirigente. Preside. Buonasera a tutti, amici di iCAN Sono Francesco Perrini, il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Jacopo Nizzola di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano. Sono orgoglioso di poter prendere parte, seppur da lontano, al gran gala del cinema dei giovani di All Movies At School. È sempre più importante che i giovani vengano educati alla normalità e alla bellezza delle differenze, perché, per quanto siamo in un'epoca dove tutto è più facile rispetto a quando noi eravamo più, più giovani, studenti, i giovani d'oggi sono molto più fragili ed il bullismo di ogni genere, specialmente anche quello omofobico, può portare a conseguenze a volte disastrose. Voi avete una famosa sedia, beh, se vi interessa, noi abbiamo un banco abbinabile. Eh, come vedete da nord a sud non abbiamo eh, molte differenze. Noi crediamo che con la nostra scuola possiamo iniziare con voi attraverso un protocollo d'intesa uno splendido percorso di collaborazione e crescita. Conosciamo già da anni e anni la vostra serietà, la vostra forza, la vostra voglia di non fermarvi davanti a nulla. Vi auguro una splendida serata di gala e nel caso questo video dovesse essere trasmesso alla fine di essa, che sono convinto sarà andata benissimo, vi saluto e vi aspetto qui a Trezzo il più presto possibile. Ah, non dimenticate, buona estate e mi raccomando, caricatevi perché l'anno prossimo dovrà essere un anno all'insegna della rinascita e della crescita dei valori che insieme porteremo avanti. Allora, ciao a tutti, buona serata. Dirigente, preside. <ride> allora, io oh, chiamerei, invece poi qui sul palco, tanto è cioè abbastanza grande, ci possiamo anche insomma distanziare. Perché non, non riesco a capire, eh, dato che con il Covid ci sono le distanze. Cioè, Marco okay. asciuga, vai. Asciuga. Asciuga. Vai, dai, eh, giù, ci sta, ci sta. Allora, Vabbè, ma voi dove chiama tutti quanti? Vai, vai, vai. Chiamata Villa. Allora, la dirigente scolastica Immacolata Iadicicco... Ah, eccola, ecco, non vedi, io guardavo di qua. Di che scuola è? la Nitti? Eh, di Francesco Saverio Nitti. Francesco Saverio Nitti. Un applauso. Benvenuta, preside, anzi dirigente. Grazie a tutti. Saluto i presenti, saluto i padroni di casa e sono onorata di essere stata invitata a questa festa bellissima, anche se con misure restrittive che però adesso incominciano ad allentarsi un po', quindi ci possiamo consentire qualche incontro in presenza. C'è anche una delegazione della scuola che dirigo e la ringrazio per aver svolto in questo scorcio di anno a ridosso anche degli scrutini e degli esami il compito di giuria, infatti in maniera molto seria, da quello che ho visto, e anche ovviamente ringrazio i docenti che li hanno supportati. Ma io voglio dire una cosa, eh, la scuola, a mio avviso, deve essere la protagonista, deve stare in prima linea contro ogni forma di bullismo, in particolare quello che va proprio eh, diciamo, sulle identità di genere, bisogna rompere questi muri di omertà, bisogna fare in modo che le scuole diventino dei luoghi sicuri. I ragazzi devono venire a scuola e devono sentirsi al sicuro, devono essere liberi di esprimersi, come dice anche la Costituzione, devono essere eliminate le differenze per poter fare in modo che ognuno di loro scopra il proprio talento e si metta al servizio della società. Quindi è, sem è semplice il nostro compito, dobbiamo essere pronti a cogliere tutte le opportunità perché il bullismo sicuramente ha bisogno di repressione fortissima, non si transige ma ha bisogno soprattutto di tanta prevenzione. E la prevenzione si fa solo attraverso la diffusione della cultura, dell'informazione, dell'inclusione e dell'accoglienza. Perché una scuola è bella quando tutti si sentono a casa. Grazie ancora a tutti. Grazie, Presidente. Grazie ai alla... portici, ai docenti, agli alunni, insomma, a tutti. Noi abbracceremmo, diciamo, se non ci fosse... Ma prima o poi lo faremo, sappiatelo. Prendete questo abbraccio virtuale, questo è. <ride> Comunque, da Milano a Portici per uh, ritornare a Napoli, da quello che ricordo, ed è così. Il Gian Battista Vico, la, la dirigente scolastica Mar Maria Clotilde Paisio, c'è? Eccoti. Benvenuta, Benvenuta, che ben, beh, hai trovato anche il, il colore abbinato. Ah, è apprezzato, e anche noi abbiamo apprezzato. E Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Un saluto in particolare ai miei studenti lì eh. e Grazie perché hanno partecipato appunto anche in un momento difficile organizzativo. E mi associo a quello che ha detto la collega e a quello che hanno detto prima quelli che mi hanno preceduto, sottolineando l'importanza in questo momento del festival per il cinema, perché accanto a tutti i veicoli di informazione sicuramente il cinema è quello più potente, a mio avviso, e quindi mi complimento con Carlo, con Marco, per questa scelta. E speriamo di poter andare avanti anche con iniziative incardinate nella quotidianità, abbiamo in mente tanti progetti e spero tutti insieme potremo fare una rete e andare avanti e veramente garantire quelle condizioni di cui parlava prima la collega Iadiscicco. Quindi grazie e a presto. Grazie. 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 Io devo dire la verità che sembra una cosa poco, ma lo sappiamo tutti perché quelli che siamo qua siamo... A detti lavori per cui lo sappiamo, ma da casa forse non lo sanno, ma veramente io un mese fa ho parlato con le presidi eh, delle scuole e insieme abbiamo messo in piedi questa, questa cosa dal, ve, dal vero. Insomma, perché fino a prima di questo era tutto virtuale, tutto online, non sapevamo veramente come eh, fare una cosa che per la scuola è fondamentale, cioè confrontarsi in presenza, mettere in rete le studentesse e gli studenti delle scuole. Eh, per cui noi lo dobbiamo fare dall'anno prossimo con gli insegnanti. Insegnanti, coinvolgendo le famiglie, le scuole, tutte perché, eh, come ho detto oggi ad un amico giornalista, in, nel caso proprio del ragazzo che si è suicidato recentemente, non è una legge che impedisce l'omofobia, ma è il cambiamento culturale. La rivoluzione culturale lo fa la cultura, il dibattito, la crescita continua e collettiva. E spazi come questi aiutano a cambiare la società più di ogni altra legge. Le leggi Piero servono, eh? le leggi De Luca, fa. dirigente scolastico della Sauro Enrico Pascoli di Napoli, prego. Benvenuto, grazie. Un grazie. dirigente uomo dirigente uomo, sì, così sembra. Diciamo. <ride> Evviva. Grazie a Marco, grazie a Carlo. Marco che tra l'altro, diciamo, per chi non lo sapesse, è stato da noi nella nostra scuola tutto quest'anno, diciamo. tra l'altro come docente di sostegno, quindi come docente particolarmente attento alle diversità, diciamo, alla necessità di includere soggetti con disagio. Io come dire, faccio un intervento ovviamente brevissimo e con la sindrome di Troisi, non so se ricordate... Quella vecchia gag di Massimo Troisi quando il Napoli vinse lo scudetto, e Gianni Minando a intervistarlo facendo finta che lui non sapesse che il Napoli aveva vinto lo scudetto, e lui poi si arrabbiava perché diceva Ma tu adesso mi viene che, eh, un commento su Napoli? Sicuramente avranno già detto tutto, allora hanno già detto, hanno già detto, e ovviamente avevano già detto tutto. No, eh, scherzo. Credo che questo momento sia importante e fondamentale. E lo dico nella consapevolezza che sarebbe bello non averli questi momenti, perché fare un festival eh, di cinema contro il bullismo e la violenza implica che, ahimè, il bullismo e la violenza ci sono naturalmente, e sappiamo che ci sono, mentre sarebbe bello sognare un mondo in cui non c'è bisogno di un festival contro bullismo e violenza. Ma purtroppo siamo qui, siamo qui per combattere queste cose, siamo qui per, come diceva la collega prima, come scuola fare questo. Molti dicono, chiedono, ma la scuola, tutto sommato, queste cose nella scuola bisogna farle entrare con cautela, con attenzione, perché poi bisogna stare attenti, perché le parole, la scuola è esattamente questo, io credo. O la scuola fa questo, o la scuola si pone come obiettivo prioritario quello di costruire persone attente, persone rispettose, persone... Che fanno dei valori della Costituzione di solidarietà, di rispetto, di democrazia, di accoglienza, di inclusione e di far crescere queste persone, ma no, la scuola può anche chiudere, per quanto mi riguarda. Per cui, una scuola che prende in carico queste tematiche, che prende in carico la necessità di costruire delle persone attente, attente e rispettose a tutte le diversità, perché il mondo è bello perché è sfaccettato: il mondo è bello perché è pieno. Di diversità, il mondo è bello perché, come qualcuno diceva prima, non esiste una normalità. Esistono, esistono tante differenze e nelle differenze dobbiamo arricchirci. Allora, solamente questo diciamo, deve fare la scuola, questo è il compito prioritario della scuola. Diceva e chiudo: Desmond Tutu, il grande arcivescovo sudafricano, uno dei paladini della lotta di liberazione contro l'apartheid, se di fronte a un'ingiustizia scegli di stare dalla parte dell'oppressore di fatto scusate se scegli di rimanere neutrale di fronte a una giustizia di fatto ti stai ponendo dalla parte dell'oppressore. Allora invito a tutti i ragazzi, a tutti noi di stare attenti non solo alle parole che usiamo ma anche alle parole che ascoltiamo e di fronte alle quali non diciamo nulla allora se di fronte a parole ingiuste rimaniamo silenti magari per la paura di essere in qualche modo anche noi coinvolti o etichettati in qualche modo, allora in quello stesso momento stiamo noi passando dalla parte dell'oppressore. È una scelta di campo. Impariamo a schierarci e a schierarci sempre dalla parte giusta. Grazie. Grazie Presidente. Grazie. Ora io vorrei presentare una scuola che a me è particolarmente cara perché era la scuola media di mia nonna. Uh, e lo voglio dire perché uh, per me è molto importante questo palcoscenico perché mia nonna si chiamava Concetta Taranto e mh, la famiglia Taranto è stata una famiglia che insieme alla famiglia Conte ha reso grande questo teatro per tanti anni troverete le fotografie di Carlo e Nino Taranto insieme a Luisa Conte nel, nell'atrio di questo, di questo uh, teatro mia nonna a 14 anni dopo un crack della sua famiglia la, la famiglia di, il papà di mia nonna Uh, era un Taranto, la mamma una Salomone. Vivevano in una uh, famiglia molto agiata uh, di una sartoria di alta moda di Forcella. Ebbero un crack. E mia nonna, a 14 anni, dovette diventare sarta e lavorava 14 ore al giorno per pagare lezioni di canto e recitazione al fratello maggiore Nino Taranto, che è diventato una delle più grandi star del teatro e del cinema. Poi italiano insieme a Totò. Uh, lei ha studiato in questa scuola, la vita mi ha riportato in questa scuola e questa scuola mi ha ripagato con le iniziative più belle del uh, mondo delle differenze. Un giorno io andai a un'iniziativa a Roma con la ministra per le varie opportunità e le associazioni del mondo femminile dicevano che si doveva cominciare dalle scuole medie. Eh, noi arrivamo a quell'incontro che avevamo realizzato alla scuola dei Rai dei Ristori il primo film, il primo documentario sull'LGBT, eh, sulla eh, la cultura dell'amore e delle differenze eh, realizzato proprio con gli studenti, un progetto che si chiamava Be Free oggi noi realizziamo un progetto con Amesci che si chiama Freedom che è esattamente il continuo di quell'idea quindi io vorrei invitare a salire qui la preside di questa scuola a me molto cara, eh, che è Stefania Colicelli, che è la preside della la dirigente scolastica della Delaide Ristori. Allora, dopo questa presentazione scompaio perché ovviamente io ho ricevuto in eredità questa splendida scuola al centro di Napoli, sono dal primo settembre la dirigente scolastica dei ristori ed ho immediatamente capito che era amore a prima vista però, amore a prima vista con le persone, eh, non solo i ragazzi, i nostri studenti, i professori, ma anche le persone che costituiscono il tessuto di una scuola che è piena di cose, è piena di amore, è una comunità. È una comunità molto allargata, per cui Carlo, Marco, Luigi, io non saprei neanche più veramente che ringraziare dell'esperienza che ho vissuto quest'anno e posso solo ringraziare la dirigente di Adicicco che se n'è andata, lasciandomi il posto perché così ho potuto veramente mettermi sulla scia di una scuola che è una scuola di pensiero. È una scuola di pensiero la Ristori per, per me, almeno così lo, la sto vivendo e quindi ringrazio veramente i ragazzi che sono qui presenti, i colleghi, i docenti che hanno sposato subito l'iniziativa del festival, perché erano giorni difficilissimi, lo sappiamo, giorni in cui ci siamo chiusi nelle nostre case, i nostri ragazzi erano eh, scomparsi dalla scuola, eppure appena abbiamo chiamato hanno risposto. E questa è la risposta più grande che Forcella può dare, cioè Forcella c'è sempre, per cui come dice giustamente Carlo penso che la nonna potrebbe essere fiera del fatto che comunque il cuore dei napoletani sta a Forcella, sta nei quartieri più difficili e forse le diversità e la voglia di abbattere questa diversità sta proprio nei quartieri dove ci sono altre diversità, molto grandi. Molto grandi, differenze sociali enormi, un tessuto sociale in continua evoluzione, perché adesso ci sono moltissimi stranieri che frequentano la nostra scuola, che stanno portando avanti alta la bandiera dell'istruzione italiana, e questo lo voglio dire forte, perché proprio l'altro giorno abbiamo concluso gli esami di Stato a ragazzi che non sono italiani però, ragazzi che sono nati in Italia, figli di immigrati. Bravissimi, bravissimi, si impegnano tantissimo, superando appunto la diversità anche di lingua a volte nella nostra scuola e stanno portando avanti l'Italia, come noi con noi a fianco a noi nella loro tra virgolette diversità che noi non sentiamo proprio a Napoli a Forcella. Quindi veramente ringrazio per questa opportunità che ci è stata data e ringrazio voi di essere a fianco a questi ragazzi perché per me sono ragazzi che, stanno, che sono il motore di, di questo festival, grazie di nuovo a tutti quanti. Grazie, grazie. grazie, grazie. grazie. Ma chi se lo immaginava quando noi andavamo a scuola di avere dei presidi e delle presidi dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche così fantastiche, è vero? Invece noi no. Vabbè, tutto a un tempo, voglio dire, la rivoluzione. Allora, ora passiamo all'altra, diciamo, alla parte saliente, perché ora vi presenteremo la giuria International Academy Awards. Premio Andrea Spezzacatena. Voi lo saprete sicuramente perché avete studiato tutti quanti. Saprete, sapete, vero, che Andrea Spezzacatena? Andrea è il ragazzino dai pantaloni rosa che ha eh, animato eh, in me, in Marco e in Luigi e in tutti quelli di Omovies eh, l'anno in cui Andrea decise di togliersi la vita eh, a causa sempre del bullismo perché a lui piacevano i pantaloni rosa e quindi era conosciuto dalla stampa. No? Che raccontava questa brutta storia uh, di questo ragazzino, come il ragazzino aveva i pantaloni rosa. Noi deci decidemmo, uh, non la prendo alla lunga, la faccio molto breve: di dedicare una parte del nostro festival, O Movies, che è arrivata alla quattordicesima edizione. Facciamo due festival, uno Movies e poi questo Movies at School. All'interno del primo festival, facevamo un educational con le scuole al PAN, dove co coinvolgevamo. L'ho detta? Quella lì, uh, venivano tanti ragazzi e tante ragazze delle scuole e parlavamo appunto di uh, bullismo scolastico. Poi abbiamo presentato questo progetto al MIUR, ed è diventato un festival uh, autonomo um, e lo dedicammo proprio come il, il festival, la rassegna dei pantaloni rosa per cui abbiamo chiesto al papà e alla mamma di Andrea uh, a febbraio dell'anno scorso, proprio qualche giorno prima che ci chiudessero per il lockdown, uh, l'autorizzazione a intitolare questo premio, premio alla memoria di Andrea e loro hanno accettato. Non era una cosa scontata, vi dico la verità, perché è una cosa bella da un lato, ma è dolorosa, molto dolorosa. E uh, Teresa Manes, la mamma di Andrea, uh, è in collegamento con noi e a lei e al papà di Andrea voglio ancora dire ancora, ancora, ancora e per sempre grazie. Accendiamo le luci della sala, così Teresa vede che non è sola. Connessione troppo instabile. Riprova. Marco? Un cinque sessette. Sto morendo di caldo. Noi abbiamo fatto le prove tecniche. Prima, durante e dopo. Andiamo avanti? Nel frattempo? Togliamo l'audio di tin tin tin. andiamo avanti? Aspettiamo un cenno dalla regia. Allora Marco vogliamo dire chi non c'è? Così li nominiamo ma non ci sono. Vai. Florenza Gonzales c'è? Leone? No. Dite presente. Ok, assente, segna. Poi, uh, Daniela Politi c'è? Daniela, ci sei? Accendiamo le luci in sala per piacere, eh? Così la Daniela ci saluti Eccola. come tutto il peppino <ride> dalla <là> sopra. Salutiamo. <ride> <ride> ti no, è per, è per, è per, ci sei? Io ti bacio. Guarda, lontano. Eh, ci sei? E poi Donatella Molfino, se c'è? Ecco, di ciao Donatella, Un applauso. Anna Cioffi non c'è, assente lo sapevamo, Angela Vitaliano la vedremo dopo, poi Veronica Nitti, non c'è, Silvana Gimelli, c'è, un applauso, grazie, un abbraccio. Se non c'è ancora Teresa, Luigi io manderei il saluto di Angela Vitaliano da New York City, hello Luigi, vogliamo mandare Angela Vitaliano nel frattempo? Mandiamo Ma Angela Vitaliano. Ok? Allora, da New York City, Angela Vitaliano, che potete immaginare anche lei essere una newyorkese adottata. Buonasera da New York, un grande saluto dalla grande Mila, arrivi a Napoli. A voi che siete lì per questa edizione di Omovis che finalmente ritorna dopo la pausa obbligatoria dovuta al Covid e eh, grandissima gioia. Questo ritorno porta grandissima gioia e prima di tutto i ringraziamenti ad Aiken, a Carlo, Marco, Luigi, tutti quelli che mi passano per la testa i cognomi li sapete, non è necessario che ve li dica. Un, un ringraziamento sentito per due ragioni. Ovviamente per avermi voluta coinvolgere nella giuria di quest'anno è stato un onore eh, grandissimo perché eh, da anni eh, cerco, provo veramente eh, con serietà a, a far parte della A di LGBTQA come alleata e quindi tutto ciò che coinvolge eh, la mia persona eh, mi serve ad imparare di più, a conoscere di più, a comprendere di più. Quindi eh, grazie, grazie, grazie per tutto il lavoro che fate quotidianamente, grazie per aver avuto l'idea di, di questa rassegna quest'anno, prima ancora che si parlasse di DDL Zan, e per, eh, per, per aver coinvolto le scuole. Perché? Come? Ripeto ancora una volta questo verbo, bisogna, le cose si imparano. Io vivo a New York da 14 anni, innanzitutto fatemi dire questa bellissima notizia. Tre giorni fa il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha firmato una legge che consentirà a tutti quelli che vorranno di eh, mettere una X eh, nella casellina del proprio genere, eh, sia sulla carta d'identità che sulla patente di guida e, chi, ha un, chi sulla carta d'identità è stato alla nascita segnato in maniera diversa potrà cambiare è una cosa importantissima un traguardo molto importante dicevo che da 14 anni che vivo a New York imparo ogni giorno ho scoperto che io stessa che pensavo di essere assolutamente non omofoba e assolutamente aperta e tollerante avevo tantissime preclusioni ma dovute al fatto che non conoscevo, non capivo, non capivo neanche quello che riguarda me stessa come donna. Eh, per 17 anni ho tenuto, ho tenuto come dire, segreto eh, quella, le, le violenze che avevo subito e solo il MeToo mi ha dato il coraggio di venire allo scoperto perché subiamo ogni giorno eh, delle violenze e delle pressioni di cui abbiamo vergogna di parlare, ma possiamo imparare e dobbiamo imparare. La prima cosa per imparare è l'ascolto, ascoltare le persone, ma ascoltare necessita che ci sia qualcuno a parlare, quindi io ringrazio veramente Aiken perché loro parlano, loro ci raccontano, loro ci dicono, loro ci mettono di fronte alle tematiche che dobbiamo conoscere perché solo conoscendole potremo veramente capire meglio e veramente diventare degli alleati migliori e veramente essere in pace con noi stessi perché noi siamo perfetti, qualsiasi sia il nostro genere, qualsiasi sia la nostra forma, qualsiasi sia la nostra la nostra identità, per questo ascoltare, ma per ascoltare, grazie. Ascoltiamo e ringraziamo chi ci parla e chi ci dice delle cose importanti. Un saluto ancora. È bella, Angela, io l'adoro. Allora, abbiamo Teresa, non abbiamo ancora Teresa, per cui, andando avanti nella nostra scaletta, io direi che è arrivato il momento di presentare il nostro premio. Eh, presentiamo il nostro premio. Aspetta. Allora, il premio Andrea Spezzacadere... Valentino! Ciao! C'è. C'è Valentino Alterio Torres, dice di avere 23 anni ma ne ha 28. Sta qua. Lui è venezuelano, è vero? Sei venezuelano? che sei in protezione no vabbè che sei che non lo dovevi dire <ride> ed è il vicepresidente dell'associazione ed è un ragazzo, Teresa sta dietro di te. ragazzo in protezione interna ecco Teresa sei arrivata c'è il teatro lo vedi? Sì, lo vedo è bellissimo è qui per Andrea è per te, è per il papà siamo tutti quanti qua Grazie. Teresa sei libera di dire ciò che pensi Vorremmo ah, che tu fossi posso... qua, ma la prossima volta ci sarai, lo sappiamo. Ora sì, ci, sei, ci sei a distanza. Io non so se mi sentite bene perché stiamo avendo delle difficoltà insomma, per via della connessione. Limpida, vai. E allora, intanto grazie per, per l'invito, grazie per aver dedicato anche eh, alla memoria di, di, di mio figlio questa manifestazione. E non posso che esserne onorata. Eh, mio figlio lo sapete si è, è suicidato eh, circa dieci anni fa eh, perché vittima di bullismo e bullismo omofobico. Era soprannominato come il ragazzo dai pantaloni rosa ed era stata dedicata una, una pagina Facebook eh, dove appunto veniva preso. Eh, di mira e oltraggiato per il suo diverso presunto orientamento sessuale. Da quel giorno io eh, mi, mi spendo in campagne di sensibilizzazione, incontro eh, diversi, molti giovani, le, le famiglie, giro mh, tutte le, le scuole lì dove mi invitano, insomma sono presente. Eh, perché? Perché c'è bisogno di una eh, educazione alla all'empatia rispetto alla al rispetto delle diversità diversità di, di ogni genere e eh, notizia eh, di, di cronaca eh, nei giorni scorsi si è suicidato un ragazzo di eh, 18 anni orlando eh, che è vessato eh, per per, queste, eh, per questi stessi motivi ha deciso di di lanciarsi sotto, sotto un treno e non è giusto, non è giusto perché un ragazzo quel, quel treno lo deve prendere eh, per inseguire i suoi sogni di libertà e non deve invece eh, buttarsi di sotto perché vedere questa come unica alternativa. È indispensabile eh, che ognuno possa eh, avere il diritto ad autodeterminarsi. E, e questo eh, è auspicabile anche che ci sia un intervento eh, da parte del legislatore quindi che veda presto la luce anche il DDL ZAN che eh, come sapete insomma eh, appoggio. Serve la legge? Per me sì perché nella legge c'è anche quella parte preventiva che rivendica giusto spazio anche all'interno delle, delle scuole per favorire queste campagne di sensibilizzazione. Quell'educazione quell che forse manca eh, in casa deve trovare comunque, eh, trovare comunque spazio. Quindi ben vengano manifestazioni come queste, ben venga ehm, l'accoglienza, l'ascolto e, e niente. Ognuno deve fare, eh, deve, fare eh, deve, deve impegnarsi per, eh, perché tutti siamo, eh, siamo uguali, non, la diversità diverso da chi poi, eh, quindi tutti siamo chiamati a, a metterci eh, impegno, ecco, affinché ci sia quella parte della società civile ancora. Eh, orba, ancora, ancora cieca, ancora sorda, che mh, eh, non si volti più dall'altra parte eh, che non si ostini a negare eh, l'esistenza dell'omofobia in, in questo nostro paese. Questo spero insomma, di, di riuscire nel, nel mio piccolo anche a dare il, eh, un, mm, un contributo. Teresa, noi abbiamo cominciato questa giornata di oggi che doveva essere, l'ho detto all'inizio, una giornata allegra, anche se diciamo, aggravata no? da, dalle vittime, no? dal ricordo di chi non c'è più, però con uno spirito positivo. Invece, noi ieri, io ieri ho parlato proprio con il fratello di Orlando, l'ho chiamato tra l'altro loro sono meridionali di origine perché sono della, di Catanzaro anche loro. E è disoverato. Tra l'altro il fratello sopravvissuto a questa tragedia che era sconvolto ovviamente è un volontario di Croce Rossa. E noi abbiamo qui la Croce Rossa regionale e la Croce Rossa di Napoli. Per cui eh, ci siamo sentiti molto coinvolti in questa storia e ci sembrava quasi assurdo no? che noi avevamo eh, coinvolto le scuole per superare il tema del bullismo fobico e invece la realtà più reale, più crudele ci ha riportato immediatamente nella realtà. Eh, di come eh, queste azioni che sembrano semplicemente culturali, un dibattito politico, così non so come dire, che può rompere o non rompere i concordati, in realtà è necessario e va fatto e oggi la presenza, non soltanto degli studenti e delle studentesse, ma delle presidi, dei dirigenti e delle dirigenti scolastiche, in una regione come la nostra, che finalmente ha una legge regionale contro l'omotransfobia, ci permette di dire che, perlomeno in Campania, è possibile cominciare un percorso di messa in sicurezza dei giovani dai rischi che eh, fenomeni come questi nelle scuole eh, possono produrre, con azioni concrete. E, eh, abbiamo bisogno di te, della tua esperienza, della tua testimonianza. Ehm, che possa portare anche qui in campagna e dalla campagna in tutta Italia, come tu già fai, eh, l'esperienza delle mamme, eh, dei parenti che sono sopravvissuti a questi lutti, che possono essere una testimonianza concreta per far vedere agli altri che pensano queste cose lontane da sé, irreali, come fatti realmente eh, tangibili, perché il dolore è una cosa che si tocca quando si conosce e quando si conosce anche chi l'ha attraversato. Grazie per essere con noi. Grazie a tutti. Grazie, Grazie Teresa. Evviva Andrea. Andrea vive Grazie. con questo premio e io vorrei che tu rimanessi un attimo con noi, però uh, per, farla, per farle vedere lo puoi vedere soltanto online dal nostro sito che, che trasmette, perché abbiamo una webcam che è, sul che è sulla sala, quindi non vedi penso tu il palco, vero Teresa? Okay. No. Noi ora Bene. presentiamo il premio proprio che è stato realizzato da, dall'artista. Allora chiamo qui sul palco Pasquale Manzo, che è l'artista artigiano napoletano che ha realizzato e che realizza i premi per i nostri festival. Ecco Pasquale, debitamente vestito in rosa, grazie. E, uh, vorrei farvi, uh, diciamo, pre vorrei presentarvi insomma il, il premio. Che poi noi spediremo ai vincitori che, insomma, se lo sono davvero meritati. E in genere questi premi, essendo diciamo, festival internazionali, viaggiano un po' per, uh, per il mondo. Vi presento il premio con un balletto per me speciale. No? Già sta quinte, che già eccezionale Che chiamo qui sul palco. Gianmarco accompagnato dalla, dal papà Gianni eccolo qui con il premio un, un applauso, applauso fortissimo Gianmarco. <ride> ciao Gianmarco io sto bene tu bene. sta bene però devi venire a parlare qua se, se non è troppo complicato mi sposto io da là, là perché se no Teresa Teresa non, non lo sente come stai Gianmarco bene ti ha fatto piacere portare questo premio? Eh! Importante? Sì. Sì. Eh! Sì! sì. Ecco, sì. e allora adesso questo premio lo diamo ai vincitori del festival che lo spediamo con la posta e facciamo arrivare questa statuita che tu adesso hai in mano la spediamo e la facciamo arrivare, non te lo svelo ancora, però molto lontano dall'Italia. Va bene? Gianmarco? Sì? Oui. Sì. Allora, puoi far vedere la statuina, vedi quella webcam, c'è la mamma di Andrea che no, così vede la statuina, guarda, sta là, fagliela vedere, mettila davanti. Bellissimo. Okay. Eccola qui. I pantaloni rosa, perché nessuno debba mai più subire no, quello che ha subito Andrea. E ognuno poi è libero di vestirsi come cavolo vuole. Capello lungo, con le trecce, capelli blu, blu, gialli, verdi, pantaloni rosa. La vita e la scuola sono belle perché sono colorate. È vero Gianmarco? E tu ce lo insegni? Sì. Ok. Papà di Gianmarco, se vuoi devi parlare dal microfono. Volevo solo dire grazie a Marco di averci dato la possibilità di presentare e di donare questo premio eh, da parte di mio figlio che è un bambino diversamente abile, un bambino autistico, ad alto funzionamento. Gianmarco ha conosciuto Marco in un anno di, di scuola, nel periodo della DAD, è un periodo inizio Covid, dove Marco, al di là di essere stato un insegnante speciale per un bambino speciale, è stato la presenza, la compagnia, il, eh, il compagno di giochi e di, e di tante cose. Abbiamo conosciuto una persona eccezionale e ha dato tanto, ci ha arricchito. Lui e Carlo e la sua associazione ci ha arricchito nell'anima e queste sono cose importanti. E non c'è solo la diversità, diciamo, parliamo di omofobia, c'è anche la diversità sui disabili, dove vengono molte volte allontanati. Anche quello è un, modo di, è un modo di guardare i bambini diversamente. Anzi, dobbiamo accogliere la disabilità e qualsiasi forma di diversità che sia, se vogliamo parlare così. Io Credo che hanno bisogno di amore tutti, e specie in questa società molto distratta e molto distante da queste problematiche. Quindi spero che il mondo cambi e cambi solo in positivo per tutti. Gianmarco si ricorda i nomi di tutti i ragazzi dell'associazione. Gian Gianmarco, Gianmarco. Fare un, facciamo una cosa che non, non era diciamo, studiata. Vogliamo salutare tutti i ragazzi dell'associazione che ogni mattina mandi il messaggino e li saluta tutti quanti. Allora, Marco Carlo poi vai, vai. Marco, Carlo Valentino, Luigi, Marangelo, Germana, Vincenzo, Carla, Ciro Gianluigi. Gianluigi per Francesco per Luigi e basta, e basta. Gemana. E Gemana. <ride> metti un po' di musica sera perché ho voglia di niente. <ride> Grazie Gianmarco. Grazie, grazie, grazie Gianni, Gianni, grazie Gianmarco. E anche alla Marco. Pasquale, il uh, microfono è tuo. Pacileo. Noi ogni tanto chiamiamo a quest'artista napoletano soltanto perché è disponibile, perché ci vuole bene. E gli raccontiamo un progetto e diciamo: dai luce, eh, dai forma ai nostri, ah, ai nostri sì. sogni, no? Comunque grazie per avermi invitato, grazie per rendermi partecipi di queste battaglie che sono fondamentali per la crescita culturale e civile del nostro Paese e soprattutto grazie per avermi dato la possibilità di realizzare anche qualche cosa legato a, a quello che è il bullismo e quindi mi sento particolarmente toccato infatti e onorato ovviamente di partecipare a una cosa del genere. Questa è ovviamente io lavoro la cartapesta quindi lo sapete bene, realizzo queste sculture e uh, penso che nel mio piccolo posso contribuire a questa battaglia e vi sarò sempre grato di rendermi partecipe attraverso l'arte e la cultura quello che so fare quindi qualora mi chiamereste di nuovo io sarò sempre disponibile alla vostra parte quindi grazie grazie, grazie. grazie Pasquale Teresa Grazie, Eccomi. noi, come vedi, abbiamo una rete molto estesa, molto ampia, molto inclusiva. Per noi anzi, se qua perché mi guardi, vedi anch'io ho dei pantaloni rosa oggi. E per noi la battaglia. Hai diventato un simbolo. Eh, no? la, 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 no, guarda, noi siamo nati con una saponetta rosa, per noi il rosa già era un colore eh, di battaglia, per cui l'abbiamo assunto ancora di più. E penso che questa battaglia sia una battaglia come oggi stiamo dimostrando molto ampia, con tanti soggetti per cercare di combattere questo fenomeno odioso schifoso che è il bullismo di ogni matrice e insieme bisogna creare delle nuove alleanze e Andrea Spezzacatena è il, diciamo, il testimonial d'eccezione per il festival di Movistar School quindi ci vediamo a dicembre, mi raccomando Perfetto, ci sarò Ciao, grazie Teresa un grazie, grazie. allora uh, grazie a Pasquale. Allora, noi abbiamo due cose molto rapide. La prima è, entriamo proprio nel festival, nel festival vero e proprio. Allora, abbiamo il vincitore del festival. Uh, abbiamo i due vincitori. Quindi io direi, Luigi, se sei d'accordo, uh, allora, di questa qua noi mi pare che abbiamo anche la diretta con uh, la persona, quindi c'è anche Ant Antonio qui che ci può sopportare. Allora, vince il premio uh, Andrea Spezzacatena, uh, prima edizione, il, fi il film Uppercut uh, della regista uh, Lara Pinta, uh, film francese del 2020, produzione Lara Pinta. Uh, il film dura, è un cortometraggio che dura un minuto. E vi ricordo che la giuria uh, del, diciamo, del um, Movies uh, Awards è stata composta da docenti e personale del mondo del cinema e della cultura. Ok? Quindi, da adulti. Okay? Questo è il film che ha vinto il premio Andrea Spezzacatena, prima edizione. E abbiamo in collegamento la regista, credo, Laura Pinta, abbiamo anche il traduttore, Antonio vieni, presentati, chi sei? Buonasera, Buonasera. Ciao, hello, how are you? Hello, very good. congratulations Thank you Welcome in Naples Thank you very much Allora, vogliamo uh, comunicare okay. che ha vinto The ah, Winner is uh... Lara Pinta with uh, the movie Uppercut. Uh, you have won the Andrea Spezzacatena Award. Uh, a yeah. prize uh, voted by a jury uh, composed by teachers and people uh, linked to uh, cinema uh, the cinema world. and uh, the prize is a, a figure uh, of uh, pink trousers because are a symbol um, uh, linked to Andrea Spezzacatena and um, uh, a boy, uh, he was 15 years old, who died by suicide um, because of, uh, he received uh, um, bullying uh, by his uh, classmates and uh, for uh, uh, he's wearing uh, uh, pink trousers. All right, so it's now my turn to speak.: Yes okay sorry so uh, first of all i really like to thank you the festival uh, to give the opportunity to like young people students uh, young filmmakers like me to express themselves as i did with Uppercut. so thank you very much for that um, also it means a lot to me to win like this uh, special prize uh, like as you said uh, about uh, what happened to this uh, boy Andrea Spezzacatena. Uh, it's uh, really like it, I have to say it's a bit emotional. So really thanks for that. Uh, I really have a special part um, to to Andrea. Uh, also, my film was main was mean story to highlight violence against women. So. Uh, uh, what, uh, uh, um, Intanto Antonio, uh, se traduci quello uh, che ha detto. Like, Antonio, uh, uh, the world. Le, eh, eh. So I think okay. like cinema uh, is Lara, like, Lara uh, 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 stop talking please. We can't hear you well. It's really yeah. good to We can't hear yeah. you. We can't okay. hear you. Yeah. <laughs> Stop talking, okay. <ride> okay. uh, Lara è molto orgogliosa di aver partecipato a questo festival, di aver ricevuto questo premio. Eh, lei è molto emozionata per aver avuto la possibilità di parlare davanti a, a questa platea, e eh, anche molto emozionata legata alla storia triste di Andrea Spezzacatena, e, eh, e poi stava parlando del suo uh, film, Uppercut, che parla di violenza sulle, sulle donne. Ok, Lara, thank you. Thank you very much. Thank you. Grazie mille. Thank, okay. thank you. Nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you. Too. Bye bye. 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 ma parla bello l'inglese, eh? <laughs> <laughs> Mamma mia. <laughs> ma potevamo fare che lui stava là dietro e facevo qua con la mascherina tipo Covid, parlavo e che lo faceva? No. Era, era simpatico pure come fatto. Ok, uh, ora vi lascio mio marito, io vado a fare un servizio e poi torno, vado a cambiare l'abito perché le signore... <ride> Devo cambiare l'abito. E invece la seconda giuria, la, ma è sempre comunque diciamo, una, un primo premio, perché uh, un premio dove uh, è stato insomma, uh, giudicato, diciamo, dopo la visione di tante nomination, che uh, il festival ha avuto... Uh, 125 film selezionati che sono andati insomma uh, in visione sul nostro canale omus.online o oh no, uh, dal 25 giugno al 27 giugno 125 film, uh, da, uh, cortometraggi e mediometraggi alcuni di questi sono stati scelti come diciamo, migliori film e quindi entrati in nomination e uh, giudicate appunto dalle giurie. Una era la giuria tecnica che insomma ha uh, premiato no, questo uh, cortometraggio sulla violenza uh, sulle donne a cui il nostro festival appunto è dedicato. E la seconda giuria, ma non meno importante, anzi insomma io orgogliosissimo perché è la giuria composta dalle scuole, la giuria composta dagli, dagli alunni e dalle alunne, o dagli alunni, che ora si usa pure la U, ma comunque insomma io li ringrazio, ringrazio tutti uh, i ragazzi, diciamo, gli allievi e le allieve delle, uh, delle giurie che si sono visti questi film, che li hanno votati e tra tutti i film in nomination ovviamente uh, c'è stato un vincitore e il vincitore è Mom Bao, credo si dica così, eh, spagnolo del 2020, il regista è Andoni González Aives, una produzione eh, Texman Martín Rodríguez e vedetevi questa storia bellissima che ci racconta di una veramente eh, una famiglia speciale. Que haya tenido que hacerlo me hace ver que las personas a veces no se pueden llamar personas y que en vez de ofrecer una mano solo se ningunea y se pisotea. Las palabras no siempre llegan donde deben llegar, las conciencias no siempre consiguen proyectarse y solo somos peones tratando de ganar esta partida. En ocasiones vemos actos injustos: un atropello, una fuga y una mano inerte en el asfalto, trenes que se escapan y no vuelven a pasar. O una mirada que se pierde y que jamás volvemos a ver. Años solo he pensado en el bienestar de Noah, en sus heridas y en cómo sanarlas, en cómo hacer que vea que existe la bondad en una sociedad hipócrita, en que entienda que todos somos diferentes y que todo, absolutamente todo, tiene que llegar. Que por lo que se lucha es lo que vale de verdad. Cuando Noah tenía tres años, su madre desapareció. Nunca volvimos a saber de ella y jamás pregunté dónde iría. Soy de las personas que piensan que quien se va es porque nunca quiso estar. Y aunque fueron momentos duros de encajar, Noah siempre me dio la fuerza para seguir adelante. Siempre sonrió para darme garantías. Siempre me miró para recordarme que somos quienes somos y que con Noah era más que suficiente. Ahora mismo solo pasan por mi cabeza transiciones de lo que viví, de quien fui y de quien soy ahora, pinceladas de recuerdos vacíos y momentos felices. Ocasiones en las que me sentí cobarde y no afronté la realidad. Es un capricho de niños, me decía a mí mismo. Siempre fantaseamos con cosas imposibles. Ya se le pasará. Pero era a mí el que se le tenía que pasar. Me di cuenta que ni siquiera había que llegar a aceptarlo, porque para empezar, no normalizarlo fue mi primer error. años y me siento feliz. Me alegro de tener a Noah y poder hablar, de que empiece a no tener miedo, de sus ganas de vivir y de comerse el mundo, de esa inocente sonrisa que me hace recordar que soy padre, de sus pequeños brazos cuando me envuelven, de su peculiar forma de hacerme reír con cualquier detalle y de la educación que he trabajado para darle. Noah no es mi pequeña joya. Noah es mi diamante en bruto. la partícipe de los momentos más felices de mi vida siempre ha sido la protagonista de todas mis historias y por eso sé que lo vamos a lograr. como una persona tan mágica no se puede dar cuenta de lo increíble que es pero sin duda cuando lo haga será feliz y quizás solo quizás algún día no sea libre y no tengamos que luchar más donde la luna brilla, algo efímero, algo intangible. Hoy nos dirigimos a la escuela para recoger las notas y quiero que no tenga miedo, quiero que se acepte, porque yo siempre lo haré. Estoy tan orgulloso de la persona que está creando que empiezo a ver todo con claridad, como ese arco de luz blanco. A partir de ahora Noah y yo dibujaremos colores en todos los lugares sin luz haciendo de lo que quiero un mundo sumergible donde noa es el agua y el mundo solo finge donde noa quiere ser y no destruirse hoy empieza la felicidad por la que un día luchamos noa Grazie ancora alle, alle giurie e a, ai loro voti no? che hanno votato la giuria tecnica fatta da adulti sulla violenza di genere e il futuro che guarda invece a quella che è uh, il progresso no? sull'identità di genere. E vorrei ringraziare proprio i ragazzi della terza H del Gian Battista Vico. Fatevi sentire! E so che ci siete, un po' che bordello, già siamo tutti qua mezzi morti questo covid, un po' di vita. E poi il, la quarta A e la quarta B del Nitti di Portici, eccoli. E poi ancora per... Uh, istituti comprensivi, le scuole medie dall'issù abbiamo la terza A, la terza B, la terza C, la terza D della Ristori, della Delay e dei Ristori. E allora, importantissimo no? insomma anche eh, vedere no? attraverso le nuove generazioni a confronto no? le giurie tecniche, la giuria Diciamo, dei, uh, dei, dei grandi degli adulti e la giuria uh, dei giovani, un festival dedicato appunto a quella che è la violenza ma la violenza di genere ma al, al bullismo omofobico quindi uh, quando si parla di identità di genere, di orientamento sessuale e la risposta insomma è stata, è stata questa io ora chiamo un attimo Antonio perché il regista del, del cortometraggio che avete appena visto dalla Spagna non ha potuto insomma essere anche lui qui con noi con una, un collegamento Skype, con una, insomma, un video messaggio. Ma so che ha mandato, ha scritto un messaggio in italiano: insomma, se lo volete, tu lo sai dire anche in inglese, spagnolo, sì, 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 sì. turco. Insomma, esageriamo. cliccate su Antonio e scegliete la lingua in italiano e ci. Insomma, okay. leggi il suo saluto. Ciao, il nostro team vuole ringraziare per questo premio in onore alla memoria di Andrea Spezzacatena. Per noi è una gioia eh, ricevere questo premio e poter aiutare con questo nostro granello di sabbia a cambiare con il nostro cortometraggio. In onore ad Andrea e con tutto l'affetto alla sua figura e ai suoi genitori. Eh, naturalmente anche ricordo tutti coloro che fanno parte della comunità LGBT: tutti coloro che hanno subito vessazioni, prepotenze, maltrattamenti e sono stati anche uccisi. Vogliamo anche ringraziare l'Umo Wiset School Festival per la selezione, l'opportunità di Moonbow di essere eh, proiettato in Italia e per l'affetto del festival nei nostri confronti. Grazie, è bello sapere che avete queste iniziative in Italia e che state presentando l'educazione sessuale e la comunità LGBT a tanti ragazzi e ragazze. Eh, mi congratulo con voi perché è importante che i bambini che sono il futuro scoprano e comprendano che tutti sono esseri umani e l'amore e l'educazione che diamo loro sono vitali per crescere come società. Eh, infine, grazie ancora a Movisette School, grazie ragazzi e ragazzi dall'Italia, vi porteremo sempre nei nostri cuori. Grazie Antonio, grazie. E ci stiamo insomma avviando verso la conclusione. ma anno insomma mh, piace anche uh, stupirvi mo aspetto anche Carlo insomma, che sta arrivando perché o Moveset Set School sono non è soltanto qui, un festival qui. internazionale vi ho parlato prima no, delle uh, un po' di numeri uh, a parte aver dato i numeri insomma ma uh, la cosa importante è che oltre diciamo, allo spot che avete visto girato Insomma, dai, dagli allievi della scuola del cinema di Napoli, quindi dai giovani, non potevamo diciamo, concludere anche in uh, modo mh, più bello, insomma, ma anche in un modo anche forte per ricordare anche questa giornata. All'inizio all della, della manifestazione io vi ho, vi ho detto che questo festival era dedicato quest'anno. Ad una donna no? vittima di, di violenza, Maria Paola Gaglione, e uh, proprio insomma a lei, um, o Movies at School, attraverso una coproduzione di cui adesso Carlo vi, vi parlerà, abbiamo appunto coprodotto un, uh, un cortometraggio. Carlo, raccontaci. Allora, io. Non voglio raccontarglielo, glielo vorrei far vedere prima spiegandogli l'importanza uh, del momento in cui stiamo per vivere insieme, uh, anche perché uh, non è semplice uh, coprodurre, realizzare un prodotto durante un periodo come quello che abbiamo vissuto noi della pandemia, perché uh, il prodotto doveva essere fatto, abbiamo avuto delle interruzioni, poi ne sentirete parlare. Ci uh, è stato raccontato un progetto, ci è piaciuto, e noi avendo questo progetto finanziato dal MIUR uh, e dal MIBACT, quindi da due ministeri, voi pensate, noi non l'abbiamo detto all'inizio: ma l'Italia, con questo finanziamento dei ministeri, quindi del governo italiano, è il primo paese al mondo che finanzia un festival di cultura LGBTQIA quindi eh, al mondo, con finanziamento pubblico. E noi siamo i primi a realizzare questo in una regione dove eh, si realizza un grandissimo festival per i giovani, anzi due festival importanti per i giovani, come Giffoni Film Festival e Marano Spot Festival. Noi abbiamo messo insieme un po' le esperienze loro, speriamo di poter creare con loro anche una grande rete e abbiamo pensato quindi poi di parlare anche, non soltanto di realizzare, ma quindi anche di parlare per parlare poi eh, ai giovani e alle scuole. E abbiamo realizzato questo festival e abbiamo realizzato questo film. e Abbiamo scelto con, con la complicità della coproduzione, che è Itinerari della Campania, del regista eh, Danilo Rovani, di tutto quanto lo staff che dopo conoscerete, di presentarlo in anteprima mondiale qua. Perché non solo era una cosa che facevamo insieme, ma era una cosa che facevamo partendo da qua. Perché la storia di Maria Paola, la storia di Caivano, la storia delle periferie, è una storia che riguarda tutte e tutti quanti noi non perché è una storia tragica, è una storia di violenza, ma perché è una storia che portiamo dentro tutti quanti noi, perché la violenza la viviamo tutti i giorni, la combattiamo tutti i giorni. E ci piaceva molto questo, questo titolo di questo film, di questo cortometraggio, che ora vedrete, e capirete anche il senso che ci ha portato poi all'interno di questo teatro, quindi come questo teatro ritiene, rientra nella, nel DNA no? della storia della nostra, della nostra città. E allora... Sappiate che siete le prime persone al mondo a vedere un'opera che noi immaginiamo possa girare e vincere premi in tutto quanto il mondo, ma ha bisogno di voi, ha bisogno delle vostre condivisioni, ha bisogno dei vostri hashtag, ha bisogno della vostra capacità di essere un tam tam, perché Napoli nel mondo è fatta dai napoletani e dalle napoletane e dalla nostra capacità di rendere forte ciò che siamo, cioè il Made in Naples, perché ci rappresenta. E io mi auguro, perché ogni volta che lo vedo, devo dire la verità, io mi emoziono, che questo film possa emozionarvi. Poi inviteremo qui il regista, che è anche lo sceneggiatore, gli attori che hanno fatto questo film, la produzione che insieme a noi ha re realizzato, e vi invito a non avere vergogna. Fate le vostre domande, chiedete parlate perché quando c'è qualcosa di bello è un reato tacere, ma non è un reato, è una cosa bellissima parlare e condividere insieme in presenza oggi è una cosa che ha un valore enorme perché la pandemia ci ha tenuti in chiusi in casa e noi chiusi in casa non vorremmo stare più. Allora io prego alla regia di dare eh, la possibilità a questo film. Di nascere su questo palcoscenico del Teatro San, eh, San, San Nazzaro di Napoli, un giorno particolare, 28 giugno del 2021. Il 28 giugno del 1968, a New York City, una scarpa lanciata da una transessuale, Silvia Rivera, Fece nascere quello che si chiama Gay Pride. E allora, invitiamo sul palco il poeta che ha scritto questo bellissimo film e lo ha diretto Danilo Rovani, l'artista, il, la, il grande volto della uh, TV, lo conosciamo tutti quanti: Cosimo Alberti, uh, tra gli interpreti, Denise Capuano e Massimiliano Sacchetto. Mi pare che Carmela non ci fosse, esatto? Buonasera. Allora, dobbiamo mantenere un po' la distanza sì. e poi utilizzare di volta in volta tutti volta quanti volta, lo, stesso, sì. lo stesso. Fantastico, fantastico, fantastico. Allora, se accendiamo le luci in sala, io vi prego perché vorrei un dialogo con, con le scuole che dovrebbero essere tutti quanti qua. Io non so se Marco le ha citate prima, le classi delle nostre giurie, io vorrei che ci fosse un po' di entusiasmo tipo quelli della scuola da stadio, insomma, perché le rappresentanze delle, delle giurie dei giovani che sono qui, l'avevi detto prima? Io studio. Bravo. E allora andiamo avanti. Allora, io darei la parola prima al poeta, io lo chiamo, mi sono permesso di dire così, a Danilo Rovani, uh, delle, delle emozioni che ci hai... Vi è, vi è piaciuto prima di tutto? E mi pare che questa è il prima. È la, era, il, era il caso di chiedere, visto era, era la prima cosa. Ah grazie, grazie a tutti, grazie per il poeta, forse un po' troppo. Io, come ho scritto, come voi lo sapete, loro no, eh, nelle note di regia. Quando ho saputo del, del, dell'accadimento della vicenda di Maria Paola, ho percepito dentro proprio un, una rabbia, una sofferenza, un fastidio. E così, un po' per sublimare questa notizia brutta, mi è venuto spontaneo raccontarlo, scriverlo come se parlassi in prima persona. Ho cercato di mettermi in, in discussione, ho cercato di pensare che cosa avrei pensato io nella stessa situazione, nel vivere quell'amore contrastato, nel vivere quelle difficoltà. E l'ho messo su carta. Inizialmente come se fosse un, un dialogo teatrale, poi, eh, parlando con Cosimo, dovevamo girare un'altra storia, un altro cortometraggio, dovevamo, parlando con Cosimo è venuta fuori l'idea di farne un cortometraggio. Quindi poi lo, ho preso il dialogo, l'ho sceneggiato e l'ho immaginato proprio su questo doppio binario che fosse quello della strada, del, del quartiere. Eh, però eh, contrapposto al racconto enfatizzato e mitizzato del, dell'interno di un teatro vuoto, di un palco eh, scarno e il San Nazzaro si è prestato, c'è Lara Sansone, la ringraziamo ancora per averci dato l'opportunità di utilizzare questo eh, sacro luogo per le nostre riprese. E Prima di passare la parola agli altri vorrei ringraziare eh, Carlo Cremona, Marco Maria, Tagliaratela e eh, Massimiliano Sacchetto e Carmela Autiero, che adesso purtroppo non è qui con noi, che fa parte eh, insieme a Massimiliano di itinerari di Napoli, per aver creduto in questo progetto e aver dato a noi la possibilità di farlo vivere. E grazie a Cosimo e Denise per eh, il grande lavoro che hanno fatto. Non parliamo al passato, parliamo al futuro, perché oggi è cominciato oggi è nato per cui questo è un film che deve avere tantissimo futuro. Allora io vorrei pregare la bravissima... Vi è piaciuta, io l'ho trovata emozionante a me ogni volta che le scende la lacrima, mi scende pure a me, per cui voglio dire a, a, a Denise la, un pensiero rispetto a questo lavoro, perché penso no, avete avuto un ruolo delicatissimo. Innanzitutto, no? vi ringrazio per l'invito che ci avete fatto stasera. Per noi è veramente un onore. È già stato detto tanto da chi mi ha preceduto relativamente al tema dell'omofobia, io posso portare la mia esperienza di attrice rispetto a questo lavoro che è stato fatto. Non è stato semplice, emotivamente, perché chiaramente uno in una prova interpretativa prova a portare una verità. E allora anche io, come diceva giustamente Danilo prima, ho provato a pensare come avrei reagito se fossi stata ostacolata nell'amare qualcuno, semplicemente sulla base del suo sesso. E inevitabilmente è venuta fuori un'emozione forte, eh, una profonda tristezza, un profondo dolore che è stato lo stesso che in effetti mi ha investita quando sono venuta a conoscenza dei fatti relativamente a Maria Paola e, e Ciro e, ed è la stessa tristezza che mi ha investito quando ieri ho saputo del tragico suicidio di eh, Orlando Merenda. E quindi io penso che siano queste... Eh, occasioni di dibattito anche con i ragazzi, fondamentali, mai scontate, mai banali. Non si parla mai abbastanza di cultura, non si parla mai abbastanza di cinema. E quando questo, quando l'arte diventa oltre che un mezzo estetico, anche uno strumento appunto di sensibilizzazione per parlare di temi ancora oggi importanti come questo, io penso che si raggiunga un punto altissimo e io da attrice non potrei essere più felice, onorata di aver partecipato a questo lavoro quindi veramente grazie grazie Denise io ti grazie, volevo fare Denise. una domanda specifica perdonami perché la, eh, ti volevo chiedere quale fosse stato il tuo approccio eh, oltre che da attrice perché è quello che si vede nell'interpretazione eh, ma anche da donna eh, rispetto a un tema che riguarda proprio la violenza contro il corpo delle donne io lo dico spesso no perché di questo omicidio di eh, Maria Paola Uh, non si, diciamo è come se andasse in secondo piano che è morta una donna è morta una ragazza al di là del fatto dell'orientamento sessuale l'identità di genere la storia della, 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 diciamo del, di tutto quello che sta attorno a lei ma è un'altra donna che è morta Assolutamente, e quindi da donna sì. ti chiedo come è affrontato il tema dell'interpretazione uh, guarda io penso che Maria Paola uh, sia stata una donna che Nonostante la sua giovanissima età sia stata capace di ascoltare innanzitutto se stessa, di avere il coraggio di eh, scavalcare una serie di, di, di stereotipi e ha avuto quindi il coraggio dell'autodeterminazione. Eh, oggi eh, è impensabile che si debba ancora associare la parola coraggio a quella dell'autodeterminazione, una cosa che invece dovrebbe essere naturale, così come se tanto, si sta tanto parlando giustamente per esempio della legge ZAN, di cui noi sappiamo l'importanza, ma che al contempo sembra quasi superflua, perché mi chiedo com'è possibile che oggi ancora ci sia bisogno di una legge per poter arrivare a quella che sia una normalità, e una normalità eh, chiaramente legata anche... Alla donna di concepire se stessa e di essere libera di essere sempre se stessa senza incorrere nella violenza di alcun tipo. Una violenza che non solo è di tipo eh, fisico, ma purtroppo spesso è anche di tipo psicologico, è molto velata e ci chiude in una serie di gabbie. Invece io penso che questo la cultura, l'arte in generale, debba essere un inno alla libertà, un inno all'essere sempre se stessi, in quanto donne, in quanto uomini, in quanto persone. Mi hai convinto, non so a te. Allora, io se Massimiliano eh, diciamo è d'accordo lascerei la conclusione a Cosimo, anche perché c'è una sorpresa che Cosimo non sa, per cui me lo tengo per ultimo. Siete d'accordo? Ok. Allora, Massimiliano, a te la parola, a nome tuo e soprattutto di Carmela che non è qui e che le mandiamo tramite te un forte bassone. Io intanto vi ringrazio. Grazie tutti. Carmela, sì, non è qui. Purtroppo <ride> è stato un anno difficile per lei e ci sarà nei prossimi, nei prossimi eventi. Io dico una cosa a, a voi. Giustamente lo, Danilo, che è il regista, è stato l'autore di tutto. Eh, inizialmente doveva girare un altro film, dovevamo girarlo insieme un altro film. Poi a un certo punto è arrivata eh, l'idea da parte di Danilo di proporci questo film a modo mio. E noi che siamo i DN, itinerari di Napoli, che di fatto raccontiamo altro generalmente, raccontiamo quello che è Napoli e la campagna nel resto del mondo e l'abbiamo accolto subito perché abbiamo guardato anche i nostri figli. Noi, io e Carmela abbiamo tre figli della vostra età sostanzialmente. E tutti e tre hanno vissuto in maniera diversa dei momenti di bullismo, li hanno subiti. E, il, la violenza di genere, il bullismo, è, è dovuto secondo me alla mancanza di curiosità degli altri. Noi dobbiamo curio essere curiosi di conoscere gli altri, dobbiamo essere curiosi di capire gli altri e penso che dobbiamo anche avere la forza di farci vedere, come hanno avuto Cile e Maria Paola, che si sono amati comunque a dispetto di tutti quelli che sono i nostri vicini, perché sono, sono stati curiosi di vivere la loro, la loro vita. E questo è l'invito che faccio a voi. Penso di aver concluso, di aver detto tutto. Uno spot, me lo fate. Se vi è piaciuto il film, cliccate sulla pagina di Ammodo Mio, così anche noi sappiamo che vi è piaciuto. Grazie. Grazie, Grazie Massimiliano. Cosimo, Carlo. Mi dice molto a tutto quanto, ma raccomando. Allora, Cosimo Alberti lo conosciamo tutti quanti, è un volto noto di un posto al sole, ehm, diciamo, ha eh, cattiva, antipatica, quello orecchione della situazione, la stenezzatura, <ride> <ride> ma è fatto puro tranza. Bravo. Eh, bravo, una carriera praticamente in discesa. Sì, la guarda. carriera in discesa che mai avrei detto di, di e di poter Scherziamo, interpretare Noi ovviamente, ragazzi. È normale. Eh? Cioè, è, normale, è normale, certo, è ovvio. Tra, allora, tra, tra di noi e l'LGBT lo possiamo altro, fare. Assolutamente sì. Allora, eh. senti, che volevo dirti, ma, ma fai la domanda o vado a ruota libera brevemente? a ruota libera, tu sei furia al cavallo del west, vai okay, eh, a casa tua. Allora, ragazzi, lungi da me l'idea di dovervi fare adesso una lezione di vita non è proprio nel mio interesse vi voglio dire soltanto due parole innanzitutto del cortometraggio ne abbiamo parlato ampiamente sarebbe per me ripetermi Dello festival ne hanno parlato ampiamente anche Carlo e Marco ampiamente e io rischio di ripetermi sono... Ah, sembra... Prossimo, loro eh. non ti hanno mai sentito su queste cose che ci siamo detti in privato, per cui non ti ripeti parla, parla liberamente allora, eh, sembra strano ma io sono molto emotivo sono molto emotivo nonostante i miei 55 anni basta mezza parola per... Eh... Farmi tacere o farmi cadere in imbarazzo. E forse perché sto faccio l'attore perché io recito recito una parte che non, non è mia. La, il, il bullismo e l'omofobia viene combattuta prima nella famiglia. Io nella mia non l'ho avuto questo, questo, questa, questa fortuna di poter essere appoggiato. Quindi mi raccomando a voi. Voi che siete fortunati, siete del 2020, avete le famiglie già con un occhio più aperto. Ma dopo la famiglia e la scuola. Quindi questo è un festival rivolto alla scuola. E anche alla scuola io non ho avuto nessun conforto, io sono un gay degli anni Ottanta, tutto quello che c'era di più brutto se potevo riceverlo l'ho già ricevuto, quindi io vi auguro che voi giovani possiate essere esempio per i vostri amici diversi di una fortuna che io non ho avuto nel passato. Non voglio essere patetico ma purtroppo è la verità, quindi io quando sento, quando vedo eh, operazioni di bullismo, quando vedo queste cose, io mi, sento, mi sento sempre più suddo, mi sento sempre più coinvolto. Stamattina un mio caro amico, un mio caro collega mi ha chiamato Ricciona, ha Riccione. Mi poteva scivolare addosso e no, a me no, mi è rimasta ancora, ancora un gol questa cosa. E non è rivolto a te, come l'hai detto adesso, ma, siamo... ma l'ha detto un etero, l'ha detto un uomo adulto etero. Io ancora ci sto pensando. Dice ma perché ci stai pensando? Perché io da piccola l'ho già subito e non riesco più a togliermelo da addosso. Quindi quando voi qualche volta chiamate a qualcuno pensateci non una voto, tre voto. E' con questo è che siete per concluso. E eh, lo so, sono stato patetico, ma ottenga K. Guarda Cosimo, patetico tu mai, diciamo. Io mi sono permesso di giocare perché, diciamo... Uh, Cosimo è una persona che nel mestiere fa uh, diciamo, il teatro leggero, no? Quello, sì, sì, uh, il tabù. Il teatro leggero, quello dell'intrattenimento. Sì. Uh, fare un ruolo come questo è un ruolo fuori, diciamo, corda rispetto a quello che noi conosciamo di te. È dimostrato, secondo il mio modesto parere, ma penso di poter dire anche a nome di voi che avete visto questo film, una grande capacità espressiva eh, e voglio dire proprio di, eh, di portare dentro eh, il messaggio che tu hai, hai rappresentato in questo, in questo film. Molte volte noi quando parliamo di omofobia no, eh, si parla in maniera estetica. Invece, come dici giustamente tu, è un fatto di sentimento e come diceva anche Angela, ci cioè ha impiegato 17 anni lei a denunciare una violenza, uh, una violenza subita tra l'altro anche in contesti lavorativi. Uh, per cui lo, i, i percorsi di, di dolore eh, sono percorsi che sono tracce nelle nostre vite. Parlarne serve a molto, per cui quello che tu dici oggi non solo serve a noi ad avere una traccia no, nel lavoro che noi facciamo con l'associazionismo, con la casa accoglienza, con gli sportelli, con il supporto che diamo, tentiamo di dare alle scuole, alle presidi delle scuole, agli studenti all'interno delle scuole. Ma cerchiamo di fare capire che una via possibile positiva c'è e questo si fa attraverso la cultura, attraverso lo stare insieme come oggi, ascoltare. Come diceva anche Angela, questo ascoltare la storia delle vite degli altri, capire che casomai quella traccia non è una traccia di solitudine, è una traccia condivisa. E per cui ci sentiamo meno soli rispetto alle, alle, alle nostre solitudini. E per cui, se dobbiamo prendere una scelta, prendiamo una scelta meno brutta, come qualcuno invece ha deciso eh di sì, fare. Certo. Okay? Ed è per questo, prendiamo un attimo la cartellina soltanto: ed è per questo che noi abbiamo scelto. Proprio perché interpreti in una soap il sapone. E in, il sapone è l'essenza no, del bolle lavare. di sapone di sì. Eken che lavare lavano il via il pregiudizio via. omofobo e transfobo. E perché sei maestro anche delle arti popolari, della devozione a Mamma Schiavona con il ritmo della tua tammorra. Mamma Schiavona che fa? Ci indica la strada dell'accoglienza e della speranza per il futuro mi migliore. E per questo che noi di Eken abbiamo dato la tessera di socio onorario. Lo dico, non lo, era una sorpresa per te e per tutti quanti voi. E sono felice di farlo su questo palco avanti ai giovani della scuola a Cosimo Alberti, Grazie. interprete non soltanto sul palcoscenico, ma nella vita di attivismo. E quindi io ti omaggio di questa nostra tessera di socio onorario. Grazie, <ride> è una sorpresa, Cosimo. Sì, no, non me l'aspettavo, sono onorato, perché ormai sono due o tre, tre anni che collaboriamo per appunto per aprire un po' i paraocchi di tante tante persone. Grazie. Ci rappresenti? Eh, ci siete, rappresenti molto. Siete gentilissimi. Eh, grazie. Abbiamo voluto, attento che le Sanagara una al Lago in Coppa non sta ah, già, sta soltanto st portata. No, che le Bern Allora io non l'avevo visto. Banco, ma. Senza l'endo non ci <ride> Solo questo avevo visto questa <ride> no, cosa. No, no, c'è proprio la tesserina. Grazie. Grazie ancora. Va bene. Ok. Allora, prima di concludere, perché abbiamo l'ultima parte che riguarda una parte molto importante del nostro progetto, che è in translation. Se avete fare, volete fare domande, ragazzi, scusatemi. Tante tenete anche il vocione voi, la vocina, la vocella. Ah, ah, Valentina si è spostato da qua si è spostato là. Cioè, voglio dire, sembra uno spirito. Uh, prego. Anche voi vi siete spostati, eh, è vero, vi vedo, eh perché Valentino ha preso il posto vostro ok, se non ci sono domande niente, non ci sono domande signori, allora grazie per essere stati qua grazie la nostra storia comincia ora e non finirà uh, a breve per questo film un applauso di incoraggiamento Grazie, mi raccomando grazie a Cosimo Al Alberti, Denise Capuano Danilo Rovani Massimiliano le, Sacchetto le cazziate da mio marito ora concludiamo con In Translation è vero Marco? allora sì, diciamo, un po è un po' il dietro le quinte no? che poi chiamerò anche tutti diciamo, il, diciamo lo staff poi di, uh, di Omovis. Movies e, um, un progetto diciamo, importantissimo che ci segue sia per il festival o Movis, quindi il festival internazionale Omovis, ma da quest'anno anche con Moveset School, è dedicato proprio alla, alla traduzione, alla traduzione dalla lingua originale all'italiano. All uh, sono tantissimi film che vengono tradotti da studenti uh, e studentesse del, dell'Orientale di, dell di, di Napoli e dell'Università di Catania. Non mi interrompere che poi mi un po'. Uh, e che comunque portano avanti questo, uh, diciamo, questo progetto che si chiama In Translation. I ragazzi e ragazze traducono i film dalla lingua originale all'italiano, in uh, penso, duemila lingue, non lo so. C'è Malirano che lo dice, uh, dai dai. Okay. E quindi conduci tu. <ride> Chiamati Eccolo, eh, guarda! Allora, che ne so che stava qua dietro. <ride> Ti sto dicendo, cioè, Io lo cercavo palirano. con gli occhi in sala, perciò no, che non lo vedevo. Il professore Palirano dell'Università Orientale. Salve Ireland. prof. Ciao, ciao, buonasera. Non vi vedo, ma vi sento. Vedo bei ma... colori però. Eh, sì, sì, in effetti la spiegazione è giusta, non sono tantissime lingue, ma sono tantissime lingue rispetto a quelle che si insegnano anche presso le altre università. Anche beh, scusami, mi hanno appena comunicato alla regia che c'è anche il professor Ottayano. dico bene? Lo so, lo so. Prego, prego, vieni, vieni sul palco, vieni, vieni, ah, vieni. Non sapevo. Per cui ha avuto una cazziata. nota, nota. <ride> Vado di là perché lo devo lasciare per motivi di Covid. Peppe, prego e niente, quindi sì, no, io lascerei già direttamente la parola al collega Ottagano, anche perché lui segue quelli, gli studenti di spagnolo che hanno fatto già da anni in realtà un lavoro incredibile la responsabile scientifica, lo sapete, era la professoressa Catherine Russo che oggi non poteva essere presente e, insomma, se ci collegavamo fra un quarto d'ora forse c'era anche il rettore che vi salutava intanto vorrei ringraziare Home eh, innanzitutto per questa nuova edizione anche per questa, purtroppo location, me la perdo, bellissima eh, purtroppo me la perdo, ma bellissima location e per le nostre collaborazioni in essere, vi ricordo e infatti volevo venire a trovare poi il vostro direttore artistico e il presidente di ICAN, Carlo Cremona, anche per presentargli questo nostro, non so se si vede nostro successo, tra l'altro insieme perché frutto di idee cinematografiche diverse, o a meglio, di idee cinematografiche differenti, che era un progetto che abbiamo portato avanti con Mibact e quindi poi c'è stata questa pubblicazione finale che in qualche modo include anche Omuvis. Io non vi rubo altro tempo, lascio lo spazio, chiaramente, il tempo al collega eh, Ottagliano e eh, ci, ci vediamo forse per la prossima eh, puntata no? di Omuvis che sarà qua no, A dicembre... A se, dicembre se perfetto. i cinesi ci daranno l'opportunità, ma credo di sì, credo di sì, eh, ormai so. ci siamo. <ride> Speriamo bene. Allora, professore, ah, ci sì. può. Peppe, tu rimani e ascolti oppure vai via? No, restano un pochettino. Resta okay, con noi, okay. non ci lasciare. Um, allora, Marco diceva, diceva una cosa che noi abbiamo affrontato con la professoressa Caterina Russo. In realtà i ragazzi, non gli studenti dell'Orientale di Catania non affrontano soltanto le traduzioni verso l'italiano da, da una lingua, ma molte volte devono anche fare switch da lingue diverse verso l'inglese e poi verso l'italiano. Ce lo racconta un pochettino perché così sì. i ragazzi che non so se ci sono quelli che vanno al, al, andranno all'Orientale l'anno prossimo. ma Sicuramente ci sono i ragazzi, gli le, le studenti le dell'orientale di quest'anno, però può essere che tra i ragazzi del liceo ci sono quelli che stanno scegliendo e scoprono che cos'è questa bellissima attività che poi si potrebbero trovare a fare all'università. Sì, sicuramente è stata un'attività molto importante, molto complicata, molto um, articolata. Hanno lavorato in squadra, quindi hanno dovuto necessariamente confrontarsi, avere una sorta di laboratorio aperto, perennemente aperto di lavoro, di confronto. E come dicevi giustamente tu, i testi, filmici eh, hanno un plurilinguismo al loro interno. Quindi molto spesso si trattava non soltanto di attingere alle proprie competenze, nel mio caso, nel caso dei miei studenti, dallo spagnolo, li saluto, sono qui. In, in ultima fila hanno fatto veramente un eccellente Potete lavoro. Potete anche venire qui così vi tributiamo il giusto applauso perché avete eh, rappresentato, siete parte integrante dell'opera filmica, per cui vi prego di non avere alcun tipo di, di, diciamo, di, di timore. Eh, I ragazzi, voi che avete fatto la, la giuria, tutti quelli che hanno fatto la giuria, avete potuto fruire i film con le sottotitolazioni in lingua italiana perché loro sono i traduttori, prego, prego, salite. Quindi le loro traduzioni sono parte integrante del film, grazie. Quindi non è soltanto uno studio, è una, un, un esperimento di gruppo, quindi di co-working, di lavoro insieme e quindi soprattutto eh, la possibilità di trasformare verso l'italiano no, un linguaggio parlato, un linguaggio anche figurato. Che spesso non è sì, così. A volte come si traducono scritto, anche no? i silenzi, no? le pause, le lunghe pause, quindi i tempi del testo. E devo dire, effettivamente il lavoro è stato molto buono. Il film spagnolo che abbiamo visto è stato sottotitolato da molti di questi ragazzi. Ho trovato pure un paio di errori e li ho detti. Poi magari li sistemiamo. Però hanno avuto davvero poco tempo e c'è proprio una qualità di base. Che è notevole, quindi diciamo avete un buon lavoro eh, a disposizione grazie a questi ragazzi ok un applausone. Sì, le pergamene sono di là, io vi voglio bene, non riesco ad essere un etrino, c'è anche il mio marito che fa la valletta di qua. Uh, vi volevo chiedere, uh, avete. Luigi sta, sta, si sta sbattendo l'iPhone, non lo capisco. <ride> Le pergamene, Marco. <ride> ecco, scusate, il bello della famiglia. Allora, uh, volevo chiedervi, se avete voglia di raccontare un'esperienza che è legata a questo lavoro uh, dei film, voglio dire, o Movies è un festival particolare, nel senso che i film della, della, che sono in concorso hanno tematiche che non sono convenzionali rispetto a quello che si vede. Oggi forse, probabilmente rispetto alle piattaforme web, un pochettino sì. Però sono dei film che non sono proprio convenzionali, che accendi la televisione sul canale generalista e te lo vedi. Okay? Per, per cui qualche volta mi è capitato di dialogare con qualcuno di voi e abbiamo discusso anche dell'esperienza, no? eh, del dibattito che poi si è, si è acceso tra, tra il gruppo di lavoro. È capitato anche a voi questo? O è soltanto stato un esperimento linguistico, cioè di traduzione verso la lingua italiana. Se avete qualcosa da raccontare in tal merito, se no dice no, è andato tutto figlio, è andato benissimo. Qualcosa da raccontare c'è sempre. Su, via, non c'è un aneddoto. Ma okay. Devono ancora fare l'esame a settembre con me, quindi stanno ancora in una fase di tensione. Ah, ok, è non lo sapevo, non avrei che... fatto questa domanda. Capito. Comunque, è la siete prima volta che li vedo dal vivo. Siete stati bravissimi, noi ci metteremo una parolina, eh, meglio di no, perché sennò poi l'abbiamo detto pubblicamente. Vi è piaciuto il lavoro che hanno fatto? E allora, un mega applauso. Allora, io consegno. Aspetta che vado di là, perché non sono Valentino, quindi io non l'ho capito. Di questo progetto in translation, a loro che siamo in rappresentanza, dei 850.000 che fanno le traduzioni, che poi un giorno mi auguro insomma di incontrare tutti quanti. Insieme in, una, in un teatro senza mascherine, uh, Giulia Boscaglia. Non c'è. Emanuela Cocchis. Eccola. Voi applaudite, fate il burdello. Allora, mi diceva Luigi che si sta. Eh, Rebecca Luongo. Voi che siete lì sopra, lo vedevate che si stava sbattendo là dietro Luigi? Sì? Eh, più o meno, sì. Per cui erate testimoni. Emanuela Cetrangolo. Mi diceva. Che il lavoro importantissimo di questi studenti, Grazie. di queste studentesse, è, consiste nel fatto che essendo loro eh, la sottotitolazione verso l'italiano di questi prodotti filmici, che noi riconsegniamo ai eh, registi e quindi agli autori dei film, quando gli autori devono iscrivere questi film a altri concorsi italiani, che quindi prevede la sottotitolazione in italiano, loro possono mandare il film con la sottotitolazione degli studenti dell'Orientale. Quindi eh, il, i nomi che sono impressi dei gruppi di lavoro all'interno di questi prodotti in realtà vanno in giro in Italia, in tutti i festival LGBT e non solo quelli di genere eh, a cui i, festival, i film partecipano. Quindi eh, onore e gloria. Alessia Versa, Simona Di Spirito, Chiara Cirillo, battete un colpo. No, però qualcun altro c'è. Sala Cavaliere, Eccola. Ma io dico gli stessi nomi, voi pigliatevi comunque. Angela Coppetta, Coppetta Caccia Angela. Giuseppe Andreone. Non è lui? Però potresti somigli, eh? Ci somiglia Giuseppe. Eh, tu non sei Giulia. Ok, quindi uh, loro due restano senza testare, allora, Lui e Giuseppe, ma vi me... giuro che ci sono per tutti. Abbiamo avuto questi nomi e insomma ci dispiace. Di abbiamo, questa... abbiamo Valentino <ride> nel terzo loggione. Va benissimo. Allora, grazie ragazzi di questo lavoro ragazze. che avete fatto. Ragazzi, ragazze, ragazzo tutti quanti ai docenti che hanno partecipato e veramente insomma, con l'augurio che possa poi insomma, continuare questo progetto in modalità umana, grazie grazie a voi loro l'hanno fatto in modalità umana diciamo a distanza ma hanno sempre avuto l'umanità eh, vabbè, che Carlo, hanno fatto. vabbè okay. non puntualizzare opposto allora eh, ragazzi e ragazze grazie allora io chiamerei i, i, i favolosi uh, Freedom Boys e non ci sono, se ne sono andati. Sì, 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 stanno qua, falli salire. I Freedom Boys nel frattempo. E ho visto che in sala è presente uh, il Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, uh, Sandro Fucito, che io invito a salire sul palco. Un applauso al Presidente Fucito. Ah, sei obbligato a mantenere la. Sì, no, si è detto tanto. Credo che. Grazie la... per essere venuto. Grazie signor. a voi, sono venuto in orario perché eh, tu sei forse abituato ai ritardatari, mi volevo smentire. Scherzo, nel senso che non è facile essere presenti. Ma grazie, grazie a chi c'è qui e chi ci segue a distanza. Solo aggiungere che io temo che la prevaricazione e la violenza siano insite in tante cose che consideriamo normali, purtroppo, nella nostra società. Bisogna dare atto oggi che avete compiuto un ennesimo passo positivo nel dare un tributo verso la pace, la solidarietà e l'eguaglianza. E probabilmente ce n'è tanto bisogno per una società diversa, il resto non vorrei che fosse drammaticamente conseguenza. Grazie. Speriamo di avere istituzioni adeguate allo uh, sforzo, alla tenacia, alla passione, alla fatica che ci mettete. Non è semplice, ma bisogna provarci sempre. Grazie. Grazie al presidente del consiglio comunale. Uh, allora, vedete questa animazione? Eh, Freedom Boys, prego, come here. Ma come sono bello? Un applauso! Ciro Francesco civile. Gianluigi, Antonio. Si sono messi questa Mise fantastica, soprattutto Gianluigi, per cui l'abbiamo chiamato sul palco proprio per fare vedere la sua Mise fantastica. Allora, ragazzi, del servizio civile, usate il microfono anche voi se volete dire qualche cosa. Ma sicuramente Ciro parla perché è quello più estroverso di tutti quanti noi. È sì, vero? In realtà ce n'è anche uno che si è infiltrato, presidente, che non fa il servizio civile, che però fa il servizio civile volontario. Ed è un è certo sì. Salvatore. Salvatore, vieni qua, vieni pure tu, vieni. Poi ci sta Maria Angela, puoi venire pure tu. Poi ci sta Germania. Poi Valentino, se ci vuoi onorare anche tu di scendere qua. Grazie. Molto gentile, no, è che non ci sente, per cui devo... Non so se leggere le labbra finché. Ok, allora Ciruzzo, mentre arriva anche questo vale. diciamo, è il no, no Vale sta scendendo, mi ha sentito. Uh, allora, è, è il nostro saluto a questa bellissima platea di questa giornata che è nata qualche settimana fa per voi che avete cominciato il servizio civile e avete cominciato a conoscere questo, questo, questo lavoro che stiamo, che stiamo facendo. Uh, Prego, vuoi dire qualcosa? Sì, assolutamente. Ti devi avvicinare al microfono però, penso la... che stai da Maria De Filippi. <ride> L'associazione con, con Amesci ci ha dato la possibilità di fare parte di questo servizio civile e appena siamo arrivati abbiamo iniziato subito con Omoviset School, che ci ha dato subito il quadro e la visione completa su quali tematiche noi dovessimo lavorare. Omoviset School è stata veramente una un lavoro intenso per tutti quanti anche se è stato molto piacevole estenuante a volte ma molto piacevole e avervi qua è il frutto di una grande soddisfazione che state vedendo tutto quello che noi abbiamo fatto in questi giorni tra traduzioni eh, traduzioni altre traduzioni e loghi e quant'altro ci siamo noi oltre all'associazione all ai presidenti io non so che dirvi, vi, vi, vi lascio un grazie enorme perché la vostra presenza, senza di voi, non c'era questo. Allora, io non so se notate i brillanti che lui ha messo alle orecchie per voi perché l'ha messi per voi. Un diamante, lui sbrillucchievole, uno l'ho perso. Uno l'ha perso. Secondo me, <ride> se trovo un diamante nel suo, È mi mio. Uh, allora ragazzi, io vi ringrazio. A, tutte quanti, a tutti quanti, eh, perché questo, questo primo esperimento di at School credo che sia andato abbastanza bene, sono molto soddisfatto di voi e penso che noi per dicembre potremo fare e dovremmo fare molto di più. Voglio ringraziare la cooperativa FlyUp, voglio ringraziare Nitro no, Rotolo Service, il teatro San Nazzaro che ha reso possibile questo e voglio dire soltanto alle dirigenti scolastiche e dirigenti scolastici che non vi libererete di noi nel senso che noi abbiamo appena cominciato, abbiamo sentito l'assessore Fortini, abbiamo sentito l'assessore Armida Filippelli, abbiamo spiegato che il nostro progetto che riguarda la scuola non riguarda soltanto l'educazione e quindi il progetto della cultura, ma significa creare delle opportunità per i giovani studenti e studentesse di Napoli e immaginare anche un proprio futuro professionale all'interno del mondo del cinema, della cultura, del turismo della nostra città, perché prima o poi questa pandemia finirà. E noi grazie alla collaborazione con grandi associazioni come, e grandi esperienze come quelle di Amesci o come Croce Rossa con i volontari e le volontarie eh, e con la formazione che stanno facendo questi volontari del Servizio Civile Universale, eh, vogliamo rendere la nostra città e la nostra regione Campania un luogo non solo più sicuro ma anche più bello e un luogo all'interno del quale le tante menti che voi avete visto Oggi no? tanti napoletani, presidi di scuole del nord o giornaliste che vivono a New York, eh, che hanno avuto l'unica prospettiva per sé di andare via per avere un futuro migliore, differentemente da loro, questi ragazzi e queste ragazze possano immaginare e vivere il proprio futuro in questa terra insieme ad altri che in questa terra sono arrivati per arricchire e non per depauperare o per rubare il lavoro agli altri. E penso a Valentino che sta qui, che viene dal Venezuela e tanti ragazzi stranieri che al nostro indirizzo vengono a bussare via Antonio Genovesi 36, in un bene confiscato alla mafia che porta il nome di Silvia Ruotolo e che è la prima casa accoglienza per ragazzi LGBT eh, di Napoli inaugurata nel 2017 dove i ragazzi fanno il loro servizio civile. Una casa di accoglienza che significa un posto sicuro dove trovare riparo da, prima di tutto, da se stessi e da se stesse, perché molte volte quando ci si trova in mezzo alla strada si vede il treno non come un mezzo di trasporto ma come un mezzo per finire la propria vita, come ci racconta l'ultima storia e come diceva Teresa Manes, ma anche un luogo dal quale proteggersi dalla malavita, dalla camorra, che molte volte tira la lunga mano proprio sui più giovani e le più giovani persone. Per fare questo abbiamo bisogno di fare rete alleanze e la scuola, e la famiglia e la società è la prima grande rete. Per cui eh, io mi auguro che da questa giornata possiamo consolidare il lavoro insieme ripartendo da settembre con tanta forza, con tanta energia. Per i giovani, per Napoli, per la campagna, per il futuro. Grazie per essere stati con noi, grazie a Luigi Damaro. E ci vediamo a dicembre per Omovis, quattordicesima edizione e Movis Film Festival. Luigi, parla, dici qualcosa al microfono, oltre a Bofontana. Allora, l'uscita troverete: sì, sì, uh, per, sono arrivati uh, sì, per oh. uh, i ragazzi e le ragazze, per tutti fondamentalmente. Ah, Stefano Chiucci. Giovani, meno giovani, cioè Stefano. dei uh, pocket lunch, cioè dei, uh, dei sacchettini che noi potevamo fare il buffet e eh, volevamo festeggiare un poco. Abbiamo preparato questi sacchettini che dovete necessariamente Anzi, prendere e mangiare fuori, <ride> mannaccio COVID. Allora aspettate un attimo perché io, come al solito, mi dimentico, voi dovete sapere che c'è sempre dietro le quinte, qualcuno che poi si nasconde, perché alla fine è funzionale a tutti quanti noi. C'è un omino là con una telecamera e un computer nel palchetto centrale che si chiama Stefano. Lui è sempre presente perché ci dà la possibilità con gli strumenti tecnici di arrivare ovunque. Io me lo dimentico sempre, ma lui non si dimentica mai di noi, per cui c'è sempre e quindi grazie anche a Stefano Chiuzzi. Voglio dire, i sacchettini che abbiamo fatto è perché avremmo voluto fare un un aggiungere un posto a tavola cioè fare una festa e mangiare insieme ma anche questo il covid non ce lo permette per cui ve lo potete portare e mangiare fuori e pensare a noi la prossima volta mi auguro che lo facciamo insieme grazie a tutte e grazie passano. grazie